Anche lungo le principali vie di Vibo Valentia si comincia a respirare l'aria del Natale e questo lo si deve innanzitutto alla Prologo che ha programmato un ricco calendario che coinvolgerà centro storico, cittadini e commercianti. Si è cominciato con un'idea originale e molto apprezzata, una Natale al sapore di mare. E così in Piazza Diaz il sapore del Natale non ha avuto il tradizionale gusto delle zeppole, ma quello delle specialità marinare in una serata all'insegna della degustazione di specialità tipiche del comprensorio della Costa degli Dei, creata dai pescatori di Vibo Marina con musica e intrattenimento. Una collaborazione proficua, un modo per rilanciare l'enogastronomia marinara anche nella città capoluogo. Quindi una seconda tappa che ha visto l'enogastronomia la protagonista principale. E i pescatori hanno offerto i loro prodotti per festeggiare questo inizio delle festività natalizie in maniera diversa dal solito. Certo, per Vibo è una tappa importante per far conoscere il prodotto nostro marinaro, perché non tutti conoscono il pesce di basso costo e il pesce che non tanto si compra nelle pescherie, perché la gente conosce solo il calamaro, il gambero, i gamberoni. Questa è una frittura di paranza che dobbiamo dare un valore importantissimo e fare esportarlo anche fuori provincia, non solo nella nostra provincia. Buona musica da ascoltare, buon prodotto e una volta tanto si fa il Natale senza le zeppole. Sì, ma ogni tanto ci vuole perché forse siamo troppo legati alle tradizioni. Invece questa sera cosa volere di più? Uno scenario incantevole. La musica, questo risotto devo dire eccezionale, con le cozze veramente fresche, la frittura di paranza ottima, un buon bicchiere di vino, una serata in compagnia con gli amici, tutto è perfetto. È un'occasione per stare insieme. Per stare insieme e per gustare, come diceva prima Domenico, questa paranza ottima, il risotto, che dire, eccellente. In più in questa cornice incantevole nel centro storico di Vibo Valentia, che non sembra nemmeno Vibo, ma sembra una bellissima, incantevole città, che è la nostra vecchia Monteleone, che è ritornata a brillare questa sera.